Dobbiamo festeggiare il mio compleanno. Cioè tu non sai niente. Elena, mi devi fare il regalo. Come senza regalo ve ne venite? Ci siamo dimenticati tutti del regalo. Allora ragazzi, vi spiego un po' il tutto. Domani è il compleanno di mio padre. Infatti ci porterà al ristorante. Però noi faremo finta di essercene dimenticati. Lì mangeremo, penseremo che sia una normale mangiata e non gli daremo nemmeno gli auguri, non so come la prenderà. Alla fine, dopo aver fatto il tutto, aver mangiato, aver bevuto eccetera, ce ne andremo ed è proprio lì che gli diremo che in realtà non ce ne siamo dimenticati, stiamo facendo uno scherzo. Voglio vedere dall'inizio fino a quando esce la torta come la prende. Per rivelare appunto lo scherzo usciremo dei regali che le ho fatto uno io e uno Elena. Qui adesso li apriamo, c'è la scatola, il pacco regalo. Allora eccoci qui, il cartone, possiamo aprirlo. Aspetta, fatemi sbirciare se c'è la confezione regalo. Voglio farvelo vedere anche a voi dopo il regalo, non adesso. Guardate, ci sono due confezioni regalo. Una e due. Ah, ma tanto c'è scritto anche qui cosa gli abbiamo scritto. Noi ci vediamo domani, raga. Quindi andiamo a fare questa mangiata. Sei arrivato tu tardi, io stavo pronto già da mezz'ora. Sono andato in palestra stamattina. Mi hai fatto fare tutto di fretta. Va bene, hai fatto i comodi tuoi allora. Ma lo sai che dobbiamo andare a mangiare? Ma cosa dobbiamo andare a mangiare? Tu hai detto la carne. Che tipo di carne? Ma tu lo sai che cos'è oggi o non lo sai? Dobbiamo andare oggi a mangiare la carne. Oggi non è il fatto della carne. Oggi dobbiamo andare a mangiare. Dobbiamo festeggiare una cosa importante. Che è iniziata la scuola. Dobbiamo festeggiare il mio compleanno. Cioè tu non sai niente. Ma non era ieri. Non è passato niente, Rimo. Non è passato niente. Cioè ti sei dimenticato. Dobbiamo andare a mangiare la carne. Dove andare a mangiare? Io pensavo fosse ieri. Non si faceva più niente. Io pensavo fosse una mangiata così. Ho prenotato il ristorante già da 15 giorni. Ho fatto fare la torta. Raga, ho preso le chiavi della macchina di mio padre. E questi i regali li nascondiamo dietro. Mettiamo qui. Li mostriamo solo alla fine. Lui, siccome sta aspettando Elena, sono già venuto in macchina per nascondere quelli. Stavo dicendo prima i regali e li tirerò fuori alla fine. Così lui non se l'aspetta. Sarà una bellissima sorpresa. Perché voglio che fino alla fine pensi che noi ci siamo dimenticati del suo compleanno. E niente, io la so bella in macchina. E quando viene qui cercherò di farlo un po' arrabbiare di più, dicendo che fa sempre tardi, eccetera. Oh, ma 10 anni di nuovo. E mi hanno chiamato, ha detto: Marco, che cos'è? Il compleanno tuo? No, io me ne sono dimenticato. Allora, infatti non ho fatto niente. Io vi posso anche dire quanti anni faccio. 60 anni. È vero che sto diventando vecchio, ma non alla pensione. Siamo noi il tuo regalo. Tu ci devi dare a noi le cose da allora, mangiare. Allora, siccome è il mio compleanno, io da voi voglio doppio regalo. Uno perché state venendo con me e quello è un bel regalo. E l'altro, il regalo è materiale, voglio. Elena, mi devi fare il regalo. Come senza regalo ve ne venite? Ci siamo dimenticati tutti del regalo. Adesso, tu che mi fai vedere tutte queste cose, a me dispiace perché io non ti ho fatto niente di regalo. Anche se non mi hai fatto niente, io non sto a pensare ai tuoi regali. Ero proprio dimenticato, cioè nemmeno le auguri. Remo, io invece non mi scordo di queste cose. Vabbè, l'importante è che ti ricordi quando è il compleanno mio, il 4 febbraio. Qual è la cosa sì, più importante? So anche l'onomastico. Quando? A dicembre. Quando? Non so il giorno. Il 20. No? 22. Bravo, 22 dicembre. Vabbè, ma tanto gli onomai il compleanno, la cosa che è. Ma andiamo. Cosa devo prendere io? E niente. Ma vuoi chiamare Elena? Primo, se mi segui ti troverai bene. Vai, ti segui. Mia mamma mi segua. Quei dolci in mano, va a girare. Papà, ma se io e Elena ora ce ne giriamo e ce ne andiamo e ti lasciamo, perché ormai non è il tuo compleanno. Era ieri. Quindi ce ne andiamo. Quello che ho preparato, me lo mangio tutto. Ma da 10 anni stiamo camminando, dove? Cioè, sbaglia pure. Cioè, Elena sa dov'è, non tu. Io voglio mangiare. Ora siamo arrivati. Per me non lo vedo. Cioè vedo solo il pane. Aspettiamo Francesco e alla carta, capito? La carne e cosa vedo il pane? Mo arriva. Allora, già una cosa la puoi fare. Siccome non bevo, questo me lo puoi già togliere, te lo puoi prendere tu. No, questo. Io solo acqua, ma poi naturale, non si sa. Oh, questo è mio. Quindi tu vai ad acqua oggi? Io sento tutta la vita. Oggi puoi bere, dai, un calice di vino c'è stato. Tu mi hai detto si mangia la carta. Alla carta. E non hai detto che c'era il meno, cosa volete prendere? No, ora viene Camille. Ma io volevo leggere. No, c'è lui quello che c'è da mangiare. Ci sono tante cose. Allora, facciamo una sfida. Dimmi. Siccome è il tuo compleanno, hai scelto tu, spiegaci cosa le portate che arriveranno, cosa da mangiare. Prima,
la prima cosa, noi dobbiamo mangiare un po' di antipasto. E poi? Ci sono tante qualità di allora antipasto. Facciamo una cosa, per tutti gli antipasti che arrivano, io ti dico come il cameriere ce l'ha spiegati cosa diciamo. Sì, tu voglio vedere se sei il nome, se sei almeno... Uno per uno, te lo dirò, uno per uno. E poi cosa vuoi prendere? Ho sentito già il vino. E poi ho preso un bel calice di vino rosso, perché voi non ne bevete, bevo solo io. Io dopo voglio una bella carne. Poi c'è la carne, se volete il primo, prendete il primo. Vabbè, cosa arriva? Lo facciamo vedere. Per me la torta si può togliere, tanto il compleanno era non ieri. Non ho capito proprio niente, la torta va. Tu solo per fare la foto mi hai riempito questo. No, lo devi dire. No, non lo devi. Che faccio? A due cose? A due. Antipasto che c'è, mi devi dire il nome. Vai, prendili tu così. Allora, questi qua sono gli stracciatti. E questi già me li posso mangiare tutti. Questo è per te. Poi abbiamo... questa il, la, ca? Il carpaccio con le zucchine, vabbè, si vede, con le bravo. Zucchine questa, le polpette con rucola fritta e alla genovese. Vabbè, ma questo te l'ha detto, vabbè, non vale imbrogliato. E questo cos'è? Le polpette di carne. No, questo, dico, questo questa è la affittata di zucca. Ora mangiamo. Mangiamo e beviamo. Ma sai come si chiama quello che ho preso io? Ma che è pesante? Perché vedi questo c'è il fondo. Come si chiama questo? Spaghetti con le punte di salsiccia, pomodorini, tagliolini con i funghi, porcini. Elena ha preso tagliolini. Allora è arrivato il secondo. Perché? Poi è già finito, cos'hai mangiato? Cos'è? Una passata, impanata con le patate. E poi l'altra, eccolo. Italiana. Vabbè dai, ci vediamo dopo. Io sto mangiando ora. Ma adesso facendo il video. Cioè iniziamo a fare le foto. Cioè. Però senza le candele accese. Scusa, senza le candele. No. Cioè, ma quanti anni? Quindi ora si vede, non puoi scappare. 65. 65. Remo, già mi vuoi trattare in pensione. Piano piano. E qui non può mancare sempre queste cose. Papà, comunque, sei dispiaciuto che non ci sono i regali vicino qua. Non fa niente, i regali siete voi. Però guarda. No. Vai, vuoi fare le altre foto? Aspetta, facciamo le altre foto con la... Fammi un video. Ma noi quando le dobbiamo fare? Siamo aspetta solo tu, ti sei messo. Bravo, dai. Scrivi desiderio. La mangio tutte, vince la Roma. E mo le rifacciamo. Beh, papà, ce ne siamo andati, abbiamo finito, però ti devo dire la verità, una cosa. L'ho lasciato all'ultimo, il regalo te l'ho fatto. Te l'ho nascosto qui, prima che dobbiamo entrare nella macchina. Mi ero rimasto un po' dispiaciuto. È perché volevo vedere come rimani. Come è stata detto. Comunque questa, questo buono, pranzo? Buono. Tutto buono. Ma vedi questo regalo, sì o no? Anzi, sono due. Sono pure due, da niente due. L'importante è vedere cosa sta dentro. Però sembrano le confezioni che ti danno a Natale. La confezione è bella. Allora, leggi comunque, ci sono entrambi i bigliettini. Allora. Auguri, papà, e forza Roma, da Remo. Dai, dai, sì. Qui non taglio niente perché vi voglio far vedere la sua reazione. Vediamo se gli è piaciuto veramente o no il regalo. Ma non è che mi devi far tagliare anche qui perché sei lento. No, no, che lento. Già ho fatto. Allora, il primo cos'è? Che so che ti fai sempre le... Vediamo, tu mi devi dire cos'è. Cosa sembra? Una tazza. Perché so che ti fai sempre le tisane e sapevo che ti serviva. Bella. Vai, apri. Bella. Grazie. Non c'ha il simbolo della Roma normale, è proprio mi piaceva più questa che sta. Però c'è un'altra ancora. Bello. Che per primo hai preso il regalo fortunato e nel secondo quello c'è sempre il biglietto. Il biglietto. Non ci siamo dimenticati del tuo compleanno, daremo. Questo che non ci siamo dimenticati. Bravo, un doppio regalo, mai visto una cosa del genere. Eh sì, perché ci voleva. Ale. Quella mi pare che è pure ufficiale quella. Ale, Remo. Guarda, quella è pure ufficiale. Pronto, Remo. Ora che arriva l'inverno,
Però non è che quando guardo le partite della Roma me la fai, me la metti vicino. Comunque è caduto là la plastica, la prendo, là in fondo. Sembri che sia allo stadio già da qui con questa. Ragazzi, anche questo video è terminato, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando, per continuare a supportare il canale lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Come avete visto, il tutto è iniziato con uno scherzo ed è terminato con una sorpresa. Gli abbiamo fatto a mio padre dei due bei regali della sua squadra della Roma, ma soprattutto in questa giornata ci siamo divertiti. L'importante è che alla fine è rimasto felice. Dai, siamo stati un po' cattivi, ma è da tanto tempo che non portavamo uno scherzo. Quindi, detto questo, un saluto da Giastremo, se volete altri scherzi fatemelo sapere e noi come sempre ci becchiamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!